a Chiavara ci siamo resi conto che siamo andati già qua più volte, ma non abbiamo mai fatto un video da Chiavara. A Chiavara, per chi non lo sapesse, il quartiere dell'elettronica e soprattutto il quartiere dei nerd, come potete vedere le ragazzine, volantinaggio per i loro... perché mi viene a dire Meco Caffè? Made Caffè. No, ho avuto un attimo di vuoto per il Made Caffè, eccetera. Noi non siamo qui per andare in un Made Caffè, ma siamo qui perché abbiamo problemi con il telefono. Ogni tanto, cioè, da un po' non funziona internet. Andiamo a chiedere con il nostro giapponese livello medio base di cose complicate come funziona la telefonia, esatto. Che non lo so neanche bene in italiano. Spiegare. Esatto. Tette mutande. Qua ci sono tante tette, tante mutande. Quello sicuramente, e tanti nerd. Esatto. Li riconoscete dallo zainetto? Sì, ci abbiamo anche noi. Perché noi non siamo nerd, scusami. Sì, vabbè, ma non io c'ho... Tu c'hai, vabbè, lo zainetto Invicta, non fa test, lo zainetto della scuola. Zainetto scolastico. Io ho lo zainetto invece... Yeah, è un'altra mail. Ho lo zainetto... Tieni, fai vedere che c'ho lo zainetto figo della tua macchina. Zainetto fotografico. Mi inquadra come nerd? Forse no, non lo so. Non c'ho elementi che mi facciano sembrare nerd, ma lo sono. Anche se adesso sono in disintossicazione, diciamo, perché... Non è neanche il tempo di guardare niente. Vabbè. Niente, speriamo di risolvere questo problema. Secondo me dall'Italia non stanno pagando il mensile della rata telefonica, di com'è che si chiama, vedi che non lo so neanche in italiano il... sì, vabbè, la tassa mensile l'abbonamento, l'abbonamento, perché probabilmente venendo dal Giappone la richiesta diranno che è tutti i mesi sta roba, a curarsi. Secondo me è quello il problema, perché a me sembra che sia arrivato solo Netflix questa settimana, questo mese, scusa, 9,90 euro meglio spesi della storia quelli di Netflix. Vabbè, intanto vi facciamo vedere un po' di Akihabara, c'è di tutto veramente. Questo ad esempio è un negozio, sì, della Siga, fa vedere. Siga. Tutto un palazzo, non è che dici, sì, cioè. Sì, sì. Qua tanto non vi fanno fare video. Qua video non si possono fare. Niente. Se parcheggia, ok. Noi adesso stiamo andando totalmente a cavolo. Vedete il casino che c'è per strada, perché. Sì, la cosa che mi dà un po' fastidio qua è un po' il casino che c'è per strada e il fatto che a ogni angolo ci sia qualche mail, qualcosa che ti deve per forza dare il volantino. Cioè, vabbè, non sei obbligato a prenderlo. Non è che ti danno il volantino, però le vedi che certe povere criste, vabbè, adesso ti guardano, si sta bene, no? Però ti guardano disperatamente per... ma più che altro perché fino a un mesetto e mezzo fa si schiattava dal freddo e stai qua mentre nude. Sì, sono sempre vestite uguali tutto l'anno. Esatto. Poverine, una volta le abbiamo viste sotto la pioggia, una pena che volevo dire. Vabbè, dai, entra. Perché se tu entri con loro, ti portano dentro, stanno quei 10 minuti al caldo, capito? E infatti una ci ha fatto comprare, non era una maid, era una di un negozio, ci ha fatto comprare un quadretto che, vabbè, mi piaceva tantissimo, un quadro proprio da appendere. Perché ha detto, vabbè dai, venite solo a vedere che se entrate vi prendo 5 minuti di caldo, ci ha detto così. Prendete anche solo, se volete prendete anche solo una cartolina, non lo so. Poi abbiamo comprato il quadretto. Fai vedere un altro palazzo della Siga. Un altro palazzo della Siga. Così, che c'è qua? Ok, qua in mezzo. Poi qua, vabbè, negozi di elettronica, negozi di... vari gadgets. Questo è Lobby Paradise. Dov'è Lobby Paradise? Lobby Paradise la scuola. Quello là, ok. Qua c'è Hattie One. In pratica qua vanno a palazzi, non è che dici c'ho il negozietto. Sì. C'ho il palazzo. Però mi sa che era dietro. Però ci vendono gli zainetti. Vendono gli zainetti. In quadra. E io darei un'occhiata perché mi serve uno zainetto. Perché non ce l'ho, questo non è mio, questo è il suo, e tutte le volte c'ho sta affare che mi spacca la schiena, quello altro la guarda. Ti andiamo a vedere gli zainetti. Ciao. Ciao. Ma che rumenta, cos'è sta storia?
negozio di cavetti dove siamo già venuti. Sì. Poi abbiamo comprato il cambio per la presa, cioè per la presa, per la spina in realtà. Ecco, guarda chi abra, ci sono più stranieri, nel senso non giapponesi che giapponesi. Adesso noi non abbiamo la più pallida idea di dove ritrovare il negozio, però sappiamo che è da queste parti perché abbiamo visto appunto il negozio dei quadretti. Forse è cambiato, non c'è più. Non c'è più. Ah, era vicino, aspetta, a un ristorante. Ma infatti, era vicino a un ristorante che però non è quello. Oddio, non mi ricordo, ce l'avevo anche detto. L'abbiamo anche segnato nella mappa, ma non riesce a prendere il localizzatore. Ma secondo me può essere anche di qua, sai? C'è un pasela, c'è un karaoke pasela con la patatona lì da mangiare. Oh, ma magari ci siamo passati davanti, magari è quello là ad esempio. No, vestiti. No, qua ci stanno lasciando abbastanza in pace. Prima come siamo arrivati è iniziato a buttarci addosso questi volantini abbastanza fastidiosamente. Faccio un ninjettino con il suo spadino. Non era attaccata a Yoshinoya? Non è quella, abbiamo trovato, è quello là. Ciao. Perché non l'abbiamo visto prima? Sì, perché stavamo riprendendo il palazzo Siga, sai? Era accanto a Yoshinoya. Piccolino, sì, è lui, è lui. Andiamo, andiamo. Bello, ci siamo passati davanti, belli dritti. Oh, poi magari non è quello, andiamo a controllare, però. Allora, qua comunque c'è la mappina chiarissima sempre. Non ho mai capito niente in ste mappe comunque. Noi siamo qui. Dov'è il mio dito? Noi siamo qui. E questo è l'Electric Town di Akihabara. Cioè qua praticamente vi scrivono anche i nomi dei negozi, capito? Don Quixote di Akihabara, Don Quixote. E non so, andiamo a vedere se poi da un'altra parte pace. Eccoli, l'abbiamo beccati. Super Mario, che ci girano sempre intorno. C'è la mia compagna di classe che vuole assolutamente guidare sti carretti, con la professoressa che gli dice abunai, abunai, cercava di convincerlo a non farlo, ma vabbè, risolto. Non sappiamo quale fosse il problema, però ha smanuzzato sui nostri cellulari, ha smanettato delle impostazioni, arrivato... ma ha installato l'applicazione del My Mobile, è arrivato da pagare la casa. Va bene, sempre. Grazie. Una bella cosa. Vabbè, ma non era quello il problema. Nuovo problema, no, vabbè. Mo paghiamo. Sì, no, un po' smanettato, è stato gentilissimo. Adesso dovrebbe funzionare. E bene. Qua cercano personale ovunque, ma sempre nel settore ristorazione, se ci facciamo caso. Quindi se volete venire a fare i camerieri qua, mentre studiate, perché se non studiate non lo potete fare, va benissimo, vi cercano. Ma io non voglio fare la cameriera, basta, non è il mio lavoro, si vedo per altro. Sì, tu vuoi fare cameriera? Ma no, ma cioè, perché poi alla fine... No, ma va bene, per carità, mentre studi. Quindi perché farlo un lavoro? No, vabbè, per carità, cioè dice almeno sono a Tokyo, non sono a Savona, non è quello il fatto. Però come abbiamo già detto in altri video, adesso se vabbè. Se cerca di costruire qualcosa non lo costruisci per la famiglia. Esatto, cioè, perché non ti danno il visto per quei lavori lì. E poi, cioè, il problema è che non ti danno il visto. Se lavori in un ristorante italiano magari te lo danno. Perché il solito discorso che abbiamo fatto, necessità, la specializzazione, di la specializzazione tua è l'essere italiano. Cioè, esatto. Cioè, perché se vai a lavorare in un ristorante giapponese rubi il lavoro in teoria a un giapponese, ma se il ristorante è italiano magari vogliono il personale che non solo
ti porti un piatto dalla cucina al tavolo, ma parli italiano, quelle quattro parole, che abbia una faccia italiana, cioè nel senso che sia buongiorno, non parla giapponese, buongiorno, mamma mia, e poi cos'è che devi dire? Spaghetti, no, lo devi dire come va detto. Ci sono tre modi per dire spaghetti in Giappone. Esatto, è uno è giusto, però c'è gli altri anche purtroppo no. Spaghetti. Spaghetti. Ah, come ci parli un arascio? Che per arascio si intende un membro degli arasci. Stanno facendo qualche promozione, non ho capito bene. Sono lì che gridano, tu vai lì, quello ti fa vedere i bigliettini, te li danno e secondo come ti metti in coda. Ora non penso che vai a incontrare il protagonista della pubblicità, ma nel caso non so, magari ti fanno provare un prodotto, però nel dubbio, visto che non stiamo capendo un tubo, lasciamo perdere. Direi di sì. Poi magari però cioè, a me non interessa conoscere l'arascio. No, l'arascio lo conosciamo volentieri, però non è Matsujun, tanto sei imbolsito Matsujun. Pensa se vado lì e lo incontro come ci schiuma Barbara quando vedo il video. Però non abbiamo il coraggio. Fanno anche degli applausi, cioè vai lì e ti fanno degli applausi. Ti fanno degli applausi? Vabbè, ti metti in coda e ti fai fare un applauso, perché no? Potrebbe essere un'idea interessante. Metti in coda. Per l'autostima. Ma hai notato che io li vedo entrare ma non li vedo uscire. Sì, che c'è un sacco di gente. Ma l'hai visto uscire? È già uscita, sì. Ah, non li ho visti, solo entrare. Guarda che abbiamo preso, vedi quando non li vuoi arrivare. Non li vuoi arrivare. E io continuo a non capire. Ma tu vai lì, paghi, ti vesti e vai in giro con le cose, ma devi avere la pazienza. Attacca una tartaruga ninja. Sì, no, ma cos'era la cosa che ha fatto causa la... Ma io ho letto che la Nintendo ha fatto causa a questa compagnia di... Guarda che si chiamano Maricar.com. Perché hanno preso i personaggi della Nintendo senza permesso. Oddio, sono un po' minchi, non sono proprio... Sì, però fanno della loro fama. Guarda, c'è un sopra. Come fanno sta gente? Ti regalano un zainetto. Non ci vale. No, è solo zainetto. Non lo so. Non c'è. Non ci sarebbero tre persone se ci fosse un arascio. Ah, ecco, per chi non lo sapesse, l'arascio in questione è Nino Miglia, detto Nino degli amici. Signor Nino. Però non mi sembra di vederlo lassù, quindi ce ne possiamo anche andare. Ci sono tre persone lassù, come fa esercizio Nino? Ma è gente col mal di schiena, non lo so. Appunto. Vabbè, dai, andiamo, ci avevo visto un video di mezz'ora. Va bene. Un cartellone pubblicità. Ciao. La lascio. È già verde. Ecco, lì abbiamo un Gundam caffè. Poi abbiamo il caffè di un fattore. Di qua non si legge, però. Non si legge. Di un gruppo giapponese di idol, di giusto? Migliaia di gnocche tutte insieme che cantano. Che non so se idol. Sì, sono giovani idol, fondamentalmente sì, sono le... aspetta, vediamo se lo trovo così. Vabbè, Akiba 48 penso che o AKB 48 no, lo so. E c'è la coda per entrare al Gundam Cafe. Eccoci qua, scusate l'ignoranza, ma io non so come si pronunci. Non so se è... Nel dubbio HKB48. No, penso che sia Akiba Yonjuachi, non lo so. Forse giuro che non lo so, cioè veramente lo dovrei sapere. Eccole qua. Sì. E le cambiano di continuo. Stavo parlando da sola. Vabbè, comunque. È di quello che dovevi dire. No, stavo dicendo che ci sono tutti i gadget, vuoi comprare, mi sembra, i biglietti dei concerti, ma noi non ce ne frega niente, quindi. Ma infatti. Mangiamo il curry stasera. E mangiamo il curry. Lo mangiamo da Coco Curry che ce l'hanno consigliato. Ok.
mangiamo coi gamberetti. E proviamo. Poi da domani dieta. Mm.